Salve a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Faccia a Faccia. Il nostro prossimo ospite è Filippo Tripoli, candidato per le elezioni comunali di Bagheria alla carica di sindaco. Innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie e a te. E gli voi. poniamo la domanda, che è classica in questi casi: per quale motivo ha deciso di candidarsi e perché vuole fare il sindaco di Bagheria? Ma la, la, decisione, la mia disponibilità alla candidatura a sindaco nasce dall'impegno eh, di questi anni un impegno in consiglio comunale, un impegno tra la gente in città insieme a un gruppo di operatori sociali e politici con cui in questi anni abbiamo fatto attività politica e ehm, i cittadini ci hanno chiesto ogni volta che ci hanno incontrato sempre la stessa cosa, state uniti al di là delle appartenenze partitiche avendo come unico obiettivo la città di Bagheria. Dato che i cittadini, molti cittadini, mi hanno chiesto, ci hanno chiesto questo in questi anni, in questi ultimi cinque anni, abbiamo ritenuto opportuno seguire il Consiglio dei cittadini. E quindi io, dando la mia disponibilità alla candidatura al Sindaco, eh, abbiamo creato una coalizione civica che nasce dal basso, al di là delle appartenenze eh, partitiche e ideologiche, avendo come unico obiettivo bagheria. E quindi il nostro partito in realtà... Non resta che Bagheria. Lei è sostenuto da sette liste, eh, liste trasversali, quindi eh, si, si va dal, da, dalla sinistra al centro e alla destra, come diceva lei, con un unico obiettivo, appunto il bene della città di Bagheria. Ma per rilanciare dal punto di vista economico la nostra città, cosa si può fare? Quali sono le vostre strategie? Allora, noi intanto siamo sostenuti da sei liste civiche che ringrazio per eh, come dire, la loro collaborazione, ringrazio i candidati al Consiglio Comunale e i delegati alle liste. Bagheria sicuramente come tutta la città eh, della costa sta vivendo già da parecchi anni un momento di crisi forte. Noi riteniamo che per amministrare Bagheria bisogna eh, fare cose semplici ma eh, nello stesso tempo essere determinati. Credo che Bagheria economicamente può eh, come dire, risalire la china se ehm, un'amministrazione attiva investe molto su quelle che sono le piccole e medie imprese bagheresi. Dal commerciante di frutta e verdura al negozio di abbigliamento ai ragazzi, e già parecchi ragazzi che in questi anni hanno investito a Bagheria prendo localini che la sera sono abbastanza frequentati, investendo sulle risorse che ci sono. Se voi pensate che a Bagheria l'unica eh, grande azienda per dimensioni di dipendenti è il comune. Quindi un'amministrazione pubblica, questo ci deve far pensare. Nonostante ancora Bagheria, in qualche settore merziologico, c'è qualche azienda con un numero importante di dipendenti. Ma è chiaro che ormai la Bagheria è una città che vive soprattutto di piccole e medie aziende e imprese, ed è da quelle che bisogna ripartire. Come si fa a risolvere il problema dell'evasione fiscale? Ci sono stati fino a qualche anno fa circa 40 grandi evasori. Quindi è un problema reale che Bagheria si porta dietro. Come pensate di risolverlo? La prima cosa da fare è istituire a Bagheria un ufficio che si occupa esclusivamente della riscossione. La percentuale di riscosso a Bagheria è tra il 48 e il 50% mediamente per tutti i tributi e le tasse locali. È chiaro che c'è una fascia di popolazione che non può pagare perché non ha la possibilità di pagare. Perché una famiglia tra dover scegliere tra comprare il mangiare per la propria famiglia e pagare eh, una tassa sicuramente preferisce comprare il mangiare ai bambini. Eh, detto ciò, però, c'è una grande quantità eh, di cittadini su cui poter intervenire, non eh, come dire in modo vessatorio. Ma istituendo un buon ufficio di riscossione con almeno quattro dipendenti che si occupa esclusivamente nel controllo, incrociando i dati eh, per la riscossione dei tributi, aumentando la quantità di riscosso è evidente che abbiamo maggiori risorse da poter reinvestire sul territorio, soprattutto per la garanzia dei servizi essenziali. Ovviamente questo non vuole essere un'amministrazione un vessatoria, vuole essere un'amministrazione che però dialoga con i cittadini. E soprattutto invogliare quei cittadini che possono pagare e che è giusto pagare, ovviamente, a fronte di servizi che il comune deve rendere e che molto spesso sono del tutto inefficienti. Uno dei problemi principali che Bagheria si porta dietro da un bel po' di anni. È quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il Movimento 5 Stelle ha introdotto il sistema della raccolta differenziata, i risultati non sono stati eccellenti. Secondo lei cosa si deve fare? Allora, noi dobbiamo continuare questo percorso sulla differenziata, dobbiamo spingere ancora di più eh, sulla differenziata, aumentando la quantità di differenziato, in modo tale da poter far abbassare il costo dell'Atari e quindi il costo a carico dei cittadini. Peraltro, ci sono una serie di norme che adesso ci agevolano questo percorso anche di riduzione dei rifiuti come voi ben sapete dal 2021 c'è una direttiva europea che dice che comunque tutti i paesi devono essere plastic free cioè tutte le stoviglie ormai non possono essere più di plastica noi su questo vogliamo spingere in modo tale da avviare oltre questo comunque in generale una buona differenziata Raggiungendo livelli importanti in modo tale da poter abbassare il costo del servizio a carico dei cittadini. Non vi è dubbio che questo percorso è stato avviato, sarebbe stupido negarlo, ma non vi è dubbio che questo percorso deve essere potenziato, deve essere potenziato dialogando con i cittadini. Bagheria possiede un patrimonio culturale incredibile, ci sono circa 20 ville settecentesche, alcune sono aperte al pubblico, altre no. È chiaro quindi che il rilancio economico possa passare anche attraverso il rilancio culturale. Qual è la vostra strategia? Guardi, la prima cosa da fare appena si è eletti è chiamare immediatamente il sindaco della città di Palermo e quindi contemporaneamente presidente della città metropolitana e instaurare un dialogo continuo con la città di Palermo, poiché abbiamo necessità dal punto di vista culturale. Turistico e anche economico, creare un unico circuito con la città di Palermo. Non possiamo pensare e ad un'autosufficienza che oggi non basta. Bisogna interconnettersi con un circuito un po' più grande che è la città di Palermo con i suoi beni culturali e che è la provincia ex provincia, oggi città metropolitana, dove comunque il comune di Bagheria ha un ruolo importante a livello provinciale, poiché noi riteniamo che intanto prioritariamente bisogna mettere in rete il patrimonio culturale di proprietà del comune, Palazzo Butera, Villa Cattolica, Palazzo Cutò. Teatro Branciforti, eh, La Certosa, metterli in rete, operare continuamente con gli operatori socio socioculturali della città, creando un unico cartellone di eventi annuale dove inserisci non solo come dire, il patrimonio culturale della città, ma anche gli eventi gastronomici che ci sono stati negli ultimi anni penso allo Stincione Feste piuttosto che al Verdello Feste, ma in sinergia con tutte quelle attività che ci sono a Bagheria e che fanno cultura. Cosa prevedete eh, in programma per rilanciare Aspra affinché i cittadini della frazione non si sentano più soli? Ma guardi, in campagna elettorale solitamente si dice Bagheria e Aspra, Aspra e Bagheria, molto spesso questo è un mero slogan perché dall'indomani si è oberati dalle dall emergenze continue. Io credo che sia... Interesse di qualsiasi amministrazione e far vedere i segnali del cambiamento subito e immediatamente. Bagheria, essendo un comprensorio ampio, ed essendo una città grande, tale una volta in alcune zone, ha perso anche il senso di comunità. Un senso di comunità che, ancora ad aspra è vivo. Noi per dare i primi segnali di cambiamento dobbiamo subito intervenire nella frazione marinaria. Insieme agli asprensi, che ovviamente sono cittadini bagheresi, quindi subito potenziare il servizio rifiuti, subito lavorare per una buona riqualificazione e decoro urbano, subito per riportare lì eh, delle attività socioculturali che possano portare movimento. Io penso a Piano Stenditore: già se voi eh, andate la domenica su Piano Stenditore c'è una marea di gente. Pensate Piano Stenditore con una serie di attività. Eh, come dire, in, di, di intrattenimento, una serie di attività di eh, promozione del territorio. Un'ultima domanda: perché i cittadini dovrebbero votarla? Il voto che chiediamo ai cittadini non è una delega in bianco, è un voto consapevole per il cambiamento di una comunità, mettendo al centro Bagheria. È il fatto che per la prima volta a Bagheria ci sia una coalizione così trasversale dal punto di vista politico. Perché va da... Eh... Come dire, fanno parte di questa coalizione gente che proviene ideologicamente dal centro-sinistra come gente che viene ideologicamente dal centro-destra. E essere riusciti a mettere da parte i simboli di partito, nonostante ognuno ha il suo modo di vedere la vita, di vedere le cose e anche l'approccio alle politiche nazionali. In questo momento metterle da parte per creare una coalizione che abbia al centro bagheria non è cosa da poco, ed è una cosa che non è mai avvenuta. E credo che sia un'opportunità che probabilmente mai più potrà realizzarsi a Bagheria. Quindi noi chiediamo un voto per il cambiamento consapevole, un cambiamento che deve avvenire, avvenire assieme. Va bene, ringraziamo Filippo Tripoli, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata, ringrazio Giuseppe Rizzo e Ignazio Ficano che hanno curato la parte tecnica.